Ciao a tutti, benvenuti o bentornati nel mio canale. Nano, mi accendi la luce per favore? Grazie. Allora, un momento, sono un po' più. Ok. Allora, oggi sono qui perché vi racconterò il perché in questa foto. Cristian ha la mascherina per l'ossigeno. Quindi è collegato all'ossigeno e a tutti i polsi per sentire i battiti, in questo momento non mi viene il nome, collegati al corpo. È la primissima foto che ho di lui, cioè no, la primissima no, perché la primissima è stata tipo appena uscito che ho chiamato mia madre quando stavo per spingere, quindi è venuta in sala parto ed è riuscita a vedere la nascita, diciamo, però il travaglio l'ho fatto da sola. Quindi ha visto la nascita e ha fotografato proprio il momento in cui è venuto al mondo. Quindi la primissima foto è quella. Però è, diciamo, una prima foto che posso far vedere. Diciamo, è la prima foto che posso far vedere, ecco. Perché appunto è di 3 ore e mezza dopo il parto. E ora vi racconto il perché appunto era in incubatrice e perché aveva la mascherina dell'ossigeno, cioè perché era collegato all'ossigeno e ad altri macchinari che in questo momento non ricordo il nome, però sono comunque quelli lì che controllano i battiti del cuore. Vabbè, mi verrà in mente nel corso del video e lo dirò. Comunque quelle, l'elettrocardiogramma, se non sbaglio, non vorrei dire una cazzata, però comunque dovrebbe essere quello. Allora, devo partire dal fatto che io avevo il termine il 25 agosto 2014. Quindi sono andata a fare la visita del termine ed ero dilatata di 1 cm. Il 25 agosto pomeriggio ero a fare la spesa in un supermercato, al supermercato insomma, ero a fare la spesa e però ho iniziato a sentirmi male, nel senso che mi sentivo stanca. Poi la pancia diventava dura, mi faceva un pochettino male. E niente, così fino al 26 sera. Il 26 sera sono andata a dormire con queste leggerissime contrazioni e mi sono svegliata alle 3 del mattino per andare in bagno, perché dovevo andare in bagno giustamente, comunque se incinta mi svegliavo tipo ogni 2 ore per andare in bagno negli ultimi mesi, però ok. Quindi mi sono svegliata per andare in bagno. Al ritorno dal bagno della mia camera mi sono piegata in due dai dolori. Le contrazioni erano iniziate ad arrivare fortissime. Sono stata tipo ripiegata 5 minuti. Poi sono riuscita ad arrivare a letto. Mi sono messa a letto, ma non riuscivo più ad addormentarmi perché ogni 6 minuti avevo una contrazione. Quindi eravamo già al 27. Il 27 agosto sono andata avanti così tutta la mattina e vai di docce calde perché ho chiamato la ginecologa e mi ha detto di fare docce calde. Quindi e vai di docce calde. Una l'ho fatta alle 6, l'altra alle 8, poi alle 10, alle 11. Oh, alle 2 non ce l'ho più fatta. Ho detto a mia madre: mamma, portami in ospedale, chiama qualcuno. Mi hanno portato in pronto soccorso ginecologico, mi hanno fatto tracciato e tutto, le contrazioni c'erano, ero dilatata di 4 cm, quindi il travaglio per loro era già iniziato. E lì dai, mi hanno ricoverata. A una certa mi hanno anche detto di non bere più, poi però all'improvviso il mio travaglio si blocca. Erano tipo le 9 di sera, mi sono dilatata fino a 5 cm, cioè tutto il tempo che sono stata in ospedale mi sono dilatata di 1 cm. E si è bloccato totalmente. Avevo le contrazioni, sì, ma non riuscivo a dilatarmi. Cioè, rendiamoci conto, io non mi dilatavo e vabbè. Quindi soffrivo e basta. Però mi hanno portato da mangiare. Ho mangiato qualcosina, quel poco, perché a una certa avevo pure la nausea. Non riuscivo neanche più a mangiare perché mi veniva da vomitare dal male che facevano le contrazioni. E niente, alle 11:40 di sera mi hanno portata in sala parto, ero dilatata di 6 centimetri. Buono, mi mancavano pochi centimetri, potevo farcela. E mi chiesero perché avevo fatto il foglio per l'epidurale, se la volessi, e
Ho detto sì, la faccio, perché stavo soffrendo da tanti giorni con queste contrazioni, quindi... Però non mi ha preso. Ha bucato troppo oltre perché, vabbè, era comunque... No, quando mi chiede... Dalle 11:40 poi sono stata dentro in sala parto fino alle 3 del mattino, senza epidurale, però non mi facevano andare in stanza perché appunto ero già di 6 centimetri, quindi ne valeva la pena disturbare le altre... Senti, diciamo, le altre pazienti mi hanno fatto rimanere in sala parto anche perché lì ero soltanto io che stavo partorendo in quel momento, a questo punto, perché le altre avevano già partorito. Alle 3 mi chiesero se volessi l'epidurale, dissi di sì, fatemi questo epidurale perché non ce lo sto più facendo. Però io le avevo detto alla tipa dell'epidurale, all'anestetista, che avevo la contrazione in quel momento, ma lei ha bucato lo stesso, quindi ha bucato oltre. Allora l'epidurale non mi ha preso, mi ha chiesto se volessi fare un altro ciclo, cioè se voleva che riprovasse. Però nel dirmi vuoi che riprovo mi fa anche, però potresti rimanere paralizzata. E allora ho detto sì, grazie, ciao, lasciamo perdere, sopporto possibile. Però il tempo passava, mi sono bloccata di nuovo a 7 centimetri, il mio travaglio si è bloccato. Così siamo andati dalle 3 alle 6 del mattino, io mi ero dilatata solo di 1 centimetro, però ero affaticata. Il battito del bambino già iniziava a non sentirsi più. Il mio era debole perché comunque ero stanca. La notte prima di andare in ospedale, alla fine non ho dormito tanto perché le contrazioni sono iniziate lì. Quindi ero tanto stanca. Chiesi una mano e siamo arrivati all'accordo. Guarda, mi fecero, guarda, noi ti possiamo far rompere il sacco. Dalla rottura del sacco in 3 ore partorisci. Ho detto va bene, fate qualsiasi cosa, l'importante è che mio figlio non ne risenta. Ok, niente. Alle 6 quindi mi hanno rotto il sacco. Non l'hanno rotto proprio tutto, perché io non ho partorito secco, perché mi avevano detto che se lo rompevano tutto faceva più male. Quindi hanno bucato soltanto una parte, diciamo. E da lì ho iniziato, sono iniziate proprio, penso, le contrazioni fortissime, proprio a distanza di 3 minuti io avevo le contrazioni, 3, 2 minuti, poi 1 minuto proprio, le contrazioni a non finire. Ed è iniziato, diciamo, la fine, diciamo, del parto. Verso le 7:40 io sentivo che dovevo spingere. Dovevo spingere, ma non era ancora dilatata del tutto, cioè era arrivata a 8 centimetri e mezzo. Non era ancora dilatata del tutto, ma io sentivo che dovevo spingere, lo sentivo e sentivo anche il battito di mio figlio che calava sempre di più. Perciò mi hanno detto di resistere, di stare in piedi, perché così riuscivo a dilatarmi di più. Quindi sono stata in piedi, ho ascoltato comunque l'ostetrica, cioè l'ostetrica che... È rimasta con me dalle 6 perché quelle lì della notte non sono rimasta molto in stanza perché comunque non c'era niente da fare. Però da quando mi hanno rotto il sacco mi hanno messo un'ostetrica fissa che è rimasta lì in stanza e ha fatto poi nascere Cristian. Però io sentivo appunto che il battito di mio figlio non c'era, quindi cercavo di star calma e di ascoltarli. Facevo dei salti alti così perché poi non ce l'ho più fatta a stare in piedi, mi girava la testa e mi hanno fatto sdraiare un pochettino in 5 minuti in cui le contrazioni non mi sono venute. Ma quando hanno iniziato le contrazioni ho fatto un salto dal letto che era anche rialzato, cioè me l'avevano tirato su e io sono saltata giù perché faceva troppo male stare sdraiata. Verso le 8:30 io ho detto basta, non ce la faccio più, sto uscendo, lo sto sentendo, perché, boh, non so, mi era venuto d'istinto guardare con la mano, diciamo, e stavo sentendo la testa, quindi ho detto basta, lo sto sentendo giù, non ce la faccio più, devo sdraiarmi, devo spingere. E quindi mi hanno fatto sdraiare, ero dilatata 10 centimetri, quindi a posto, e ho iniziato a spingere. Ho iniziato a spingere, però non usciva, cioè anche se l'ho sentito con la mano, non usciva, non riuscivo ad uscire perché si era incastrato nel canale vaginale con la testa, cioè era passato
Però non riusciva a passare il corpo. Ehi. Poverino. Non si è fatto male davvero. È che sta giocando tipo con le lucine tutte colorate. Allora quando vede il rosso dice bua. E quindi mamma mi sono fatta male. Dicevo, non riusciva ad uscire anche il corpo, quindi era incastrato lì. In quel momento le contrazioni mi erano anche finite. Il suo battito non si sentiva più e dopo poco ha smesso di sentirsi anche il mio. Infatti, cioè, lì diciamo, me l'hanno raccontato i dottori dopo, quando ho chiesto appunto perché Cristiano fosse lì. Io per tipo 4 minuti ho perso i sensi e mi sono risvegliata con la maschera dell'ossigeno attaccata appunto all'ossigeno e qualcosa attaccato alla flebo, perché boh, cioè è stato stancante il mio parto, quindi sono svenuta, cioè ho perso i sensi per un tot di minuti. In quei minuti lì non ho neanche avuto le contrazioni, quindi il bambino si è incastrato. E mi sono svegliata appunto con questa maschera dell'ossigeno. Nel frattempo è arrivata mia madre. Era entrata mia madre in sala parto perché mia madre ha dormito, cioè comunque l'ho fatta riposare visto che era lungo, è stato lungo il travaglio. Era andata in camera a riposare. È arrivata in sala parto mia madre e me la sono vista lì davanti, sbiancata praticamente. E mi sono vista ste equip di medici, però non so da dove cavolo erano entrati, magari in quei minuti. Mi sono trovata anche il ginecologo, che mi dicevano forza e coraggio, adesso devi spingere senza fare scherzi. E allora cercavo spinto più forte possibile, tre spinte e Cristian è nato. Però appunto perché è stato un parto abbastanza difficile, Cristian è nato totalmente nero, cioè con i piedi, mani e corpo nero, e non respirava. Infatti io non ho neanche avuto il tempo di chiedere come sta, perché non lo sentivo piangere. E documentandomi comunque quando ero incinta sapevo che se alla nascita il bambino non piangeva è perché aveva qualcosa che non andava. Che mi sono vista l'ostetrica che lo prendeva dal lettino, da dove era appoggiato, insomma. E ho visto l'ostetrica correre appresso il ginecologo e l'equipe che era entrata, cioè tutte le altre persone che erano entrate in sala parto con mio figlio. E in tutto quello saranno tipo passati, scusate, saranno passati 5 minuti, che a me però, vi giuro, sono sembrati anni, perché nessuno mi diceva niente, perché dovevo dirlo a me. Mia madre che stava per svenire, e io che ero lì sul letto immobile, a guardare la porta da dove erano usciti, e non sentivo nessun pianto, non sentivo niente, mi sentivo inutile, cioè avrei preferito morire in quel momento, penso, non avrei voluto viverlo. Quel momento è stato uno dei peggiori della mia vita. Vabbè, dopo questi 5 minuti è entrato il ginecologo e appena entrato io ho sentito un pianto di un bambino, e mi ha detto che quel pianto era di mio figlio, che aveva avuto delle complicazioni e che l'avrei potuto vedere solo dopo che mi ricucivano, perché mi ero lacerata totalmente, perché Christian aveva una testa abbastanza grande, aveva tuttora una testa abbastanza grande, quindi mi ero lacerata da sola, che avrei potuto vedere appunto solo dopo che mi sarei ripresa un po', anche perché avevo avuto una mini emorragia. Quindi sono uscita dalla sala parto a l'una meno 20 con i punti e tutto, e in tutto questo io non sapevo ancora dove era mio figlio. Mia madre era andata all'anagrafe per risolvere un problema, che poi questa cosa qui l'ho raccontata cioè appena avrò il link vi farò un video su quello, perché è una cosa comunque importante.
Penso sia importante anche che le mamme che comunque sono incinta e hanno meno di 16 anni sappiano che c'è questo rischio, insomma, perché io non sapevo niente e il mondo mi è crollato totalmente addosso, non del parto, è un'altra cosa, è una parentesi che ora chiudo e torno al video. Quindi verso le 2:30, no, le 2, viene lì mia madre, a me avevano già fatto la visita. Diciamo, mi avevano dato del ghiaccio da mettere lì, insomma. Quindi alle 2 viene mia madre. Lei aveva già visto Christian e mi fa vedere delle foto dal suo cellulare, che però lei ai tempi aveva tipo un'occhietta piccolino, quindi non si vedeva moltissimo, però era stupendo, giuro. Se le trovo le posterò prima o poi quelle foto lì. E io sono andata. Poi alle 2:30 sono venute a farmi la vista per vedere se il ghiaccio ha fatto effetto. Lì sotto era tutto a posto, fortunatamente, diciamo, una cosa buona in quel parto c'è stato. Lì sotto mi è andato a posto subito, cioè non ho sentito dolori o altro, fastidi, no. Neanche i punti mi davano così tanto fastidio, fortunatamente. Quindi alle 3:30 io sono andata a vedere il nano in terapia intensiva neonatale. Prima di portarmi in terapia intensiva neonatale è venuto il ginecologo con l'ostetrica che aveva fatto nascere Christian e mi hanno spiegato che Christian aveva avuto un problema respiratorio, che oltre al problema respiratorio aveva anche ingoiato un pochettino di liquido amniotico, che il parto è stato troppo lungo, quindi il bambino era troppo stanco. È che anch'io ero esausta e che probabilmente se non fossero intervenuti in tempo a mettermi un punto un farmaco in vena che non mi ricordo sinceramente cosa mi avevano messo in vena e l'ossigeno, cioè se non se ne fossero accorti in tempo che io ero svenuta, perché ovviamente lì tutti presi a guardare giù, nessuno si era accorto che io comunque avevo perso i sensi, non avevo più contrazioni. Avremmo perso la vita sia io che il bambino, però vabbè. Così sono andata in terapia intensiva. Era la prima culletta, ma nessuno mi aveva detto niente che era la prima culletta. Cioè, io di istinto sono andata lì, perché sono andata da sola, totalmente sola. Sono entrata, mi sono lavata le mani, perché ci richiedono per lavatevi le mani, disinfettatevi le mani. E distinto sono andata alla prima culletta coperta che ho trovato, cioè la prima incubatrice. Distinto sono andata lì, infatti c'era il braccialetto con scritto Christian. E l'ho visto appunto con la maschera dell'ossigeno e tutti quei fili, cioè un patatino praticamente. Che poi era simpaticissima anche come cosa, infatti anche gli altri genitori ridevano, cioè sorridevano a questo perché in terapia intensiva c'erano tutti i bambini minuscoli e poi c'era il mio che era 4 kg quasi, cioè 3,6 kg, bello pacciotto. Però diciamo che ha fatto sorridere un pochettino i genitori di bambini che sono nati con un pochettino più di problemi. In terapia intensiva con l'ossigeno c'è stato 5 giorni e soffriva anche di apnea. A volte si scordava di respirare. La prima volta che è successo davanti a me è stato il giorno dopo la sua nascita, perché anche con il respiratore lo stava fermo. Poi quando le hanno tolto il respiratore, queste apnee sono peggiorate un pochettino. È stato in incubatrice 2 settimane. Una praticamente 5 giorni con l'ossigeno e le altre senza, però andava in apnea spesso. La prima volta che appunto è andato in apnea senza ossigeno, quindi è stato proprio fermo e sembrava morto, ve lo giuro. Mi è venuto il panico totale. È stato una settimana dopo la sua nascita. E io ero ancora in ospedale perché comunque non volevano dimettermi
perché vedevano che comunque la storia mi aveva un pochettino turbata, quindi hanno preferito lasciarmi in ospedale più vicino a mio figlio perché mi sentivo più sicura anch'io. Io sono rimasta pietrificata quando è andato in apnea la prima volta, perché non sapevo come fare, ero da sola perché le ziette, diciamo, le chiamano tutte così qua, quelle lì della terapia intensiva di Natale. Quindi quelle della Tina, le chiamo tutte così le ziette, stavano controllando altri bambini. Io ero lì spaventata al massimo, non... Cristian non si muoveva, non respirava, c'era questo macchinario che era vicino all'incubatrice che suonava e segnava linea piatta rossa. Mamma mia, il palco. Poi sono venuta e l'hanno smosso un pochettino e mi hanno spiegato che quando fa così devo smuoverlo subito e si riprende. Queste apnee con il passare del tempo sono diminuite fino a sparire totalmente. Ora Christian sta bene, non ha assolutamente problemi respiratori. Comunque è stata un'esperienza che mi ha cambiato molto. Mi ha fatto crescere moltissimo il mio travaglio, il mio parto, tutto. Mi ha fatto capire che comunque una persona, non so se l'avevo già detto nel video, comunque mi ha fatto capire che una potresti perdere tutto in giro di pochi secondi e che il dolore, qualsiasi esso sia, che sia un parto, quindi le contrazioni, che sia la perdita di qualcuno, che sia qualsiasi cosa che vi faccia male, che sia un male piccolo o grande, va sopportato, va sconfitto, perché poi se tu ti prefissi di arrivare a un obiettivo, qual in caso di un parto è quello lì di partorire bene, partorire senza complicazioni, e anche nella vita è alla fine così, perché tu per arrivare a un obiettivo hai tanti ostacoli. Nel parto sono le contrazioni, nella vita possono essere mille cose, però alla fine è simile. Quindi ho applicato questa roba che ho imparato dal mio parto anche nella vita e ho iniziato a vivere molto meglio, cioè molto più da matura, molto più da persona adulta, per quanto adulta potessi essere a 15 anni, però oggi che ne ho 19, ok che sono ancora una ragazzina, ma ragiono molto diversamente da molte ragazze che hanno la mia età e con le quali mi scontro sempre perché fanno dei ragionamenti che neanche 14 anni riuscivo a fare io, però ok. Vi saluto, vi ricordo che se volete comunque essere partecipi, oddio, ho dei capelli proprio di merda, devo andare a lavarli e fare anche magari una maschera bella perché sono un po' secchi. Vi ricordo, se volete essere appunto partecipi, quindi scegliere voi gli argomenti dei video, di seguirmi su Instagram, perché, ahimè, per ancora un pochino di tempo, giuro, sarà l'unico modo che ho per essere a contatto con voi. Vi ringrazio perché comunque mi seguite, mi scrivete appunto su Instagram, rispondete ai sondaggi. E questo per me è tantissimo. Vi porterò sempre più contenuti, tipo adesso quando andrò a rifare la tinta, perché devo rifarla, la faremo insieme. Così vi spiego perché alcune di voi su Instagram mi avevano chiesto se era tipo il colorista. No, cioè l'avevo preso, ma è uscito un epic fail assurdo che vi farò vedere. E quindi faremo la tinta insieme anche con Christian, perché no? Perché io la faccio quando sono a casa da sola, quindi sola con Christian. C'è da ridere. Vi saluto, vi auguro una buona giornata e spero che questo video vi sia piaciuto. Fatemi sapere cosa ne pensate. Scusatemi se comunque ho una voce un po' così oppure mi pampino abbastanza spesso, ma per me non è ancora facile parlare come se stessi parlando a qualcuno, ma in realtà davanti ho soltanto delle luci e Christian e la televisione. Quindi per me non è ancora facile. E poi sono una che si inventa parole, congiuntivi, tutto sul momento. Molte volte mi sentirete dire una parola che in realtà non esiste, cioè esiste solo per me. Però ok, capitemi e spero che comunque vi vada bene anche così.
Dai, vieni. Ciao! Niente, oggi non ho proprio voglia. Mamma è cucca, mamma chissà. Ciao!